Buonasera, apriamo questa serata dedicata all'intelligenza artificiale. Presente Luca Gambardella, che è il direttore dell'Istituto Dalle Molle per l'intelligenza artificiale, quindi è particolarmente qualificato questa sera per il tema che presentiamo. La serata si tiene in collaborazione quadripartita ormai con la Fondazione Möbius, Coscienza Svizzera, il Centro di Risorse Didattiche e Digitali. Io non dirò molto in questa fase, penso di tornare alla fine per ribadire un ruolo che ormai in questa direzione quadricefala di questa serie, il futuro digitale, è riservata alla Biblioteca Cantonale, che è una sorta di presidio della tradizione culturale, quindi cercheremo le cose che non ci piacciono dell'intelligenza artificiale, cercheremo di avviare una discussione in questa direzione. La preoccupazione è culturale, ma anche etico-culturale, lo è stata già negli altri temi che abbiamo affrontato in questa serie dedicata al futuro digitale, in questo caso forse in modo più urgente e concreto. Io non credo che quando hanno inventato l'aspirapolvere ci siano state altrettante preoccupazioni come nel caso dell'avanzare, ormai detto secondo vulgata generale, inarrestabile dell'intelligenza artificiale, e lo stesso fenomeno credo non abbia avuto la stessa misura quando è stato inventato il personal computer. Quindi siamo in una fase dove sono legittime, almeno dal punto di vista culturale, le preoccupazioni, e io cercherò appunto di dar voce a queste preoccupazioni nella parte di discussione che seguirà il corpo principale di questa conferenza. Il centro dell'intelligenza artificiale è fondamentalmente legato all'intelligenza, quindi all'elaborazione di dati in modo simile alla modalità con cui l'elabora l'uomo, ma siamo anche dalle parti della coscienza, dell'etica e del nucleo fondante del pensiero umano, quindi anche da questo punto di vista che torneremo su questo aspetto. Io intanto vorrei citare una frase che ho trovato su un libro che si occupa di lingua e intelligenza artificiale di Mirko Tavosanis, che è un professore associato di linguistica italiana all'Università degli Studi di Pisa, un libro appena uscito che ha un'affermazione nelle prime pagine abbastanza tranquillizzante dal nostro punto di vista, che è la seguente: anche i più sofisticati tra i sistemi di cui si parla in questo libro sono programmi di computer che rispondono a uno stimolo degli utenti, fornendo soluzioni su base sostanzialmente statistica. Inoltre, anche se le tecniche di apprendimento automatico possono essere applicate a domini molto diversi tra loro, i sistemi che le sfruttano sono privi di capacità di generalizzare. Un sistema addestrato a descrivere immagini non può essere applicato alla traduzione automatica o viceversa. Quindi magari anche su temi di questo genere che poi torneremo in sede di discussione. Quindi, come consuetudine in queste serate, io do la parola a Alessio Petralli, che è direttore della Fondazione Möbius Lugano, che si intratterrà con il nostro ospite di questa sera. Grazie. Grazie mille. Buonasera a tutti anche da parte mia. Due parole di presentazione di Luca Gambardella, che è il direttore appunto dell'Istituto Dalle Molle di studi sull'intelligenza artificiale, un istituto che viene da abbastanza lontano, ma anche Gambardella, pur giovanissimo, è al Dalle Molle da una trentina d'anni. Io ricordo la prima volta che l'ho visto alla fine degli anni Ottanta, il Dalle Molle erano due persone, Roderick Johnson e Mike Rosner, e poi alcuni ricercatori, tra cui Luca Gambardella, che già promettente allora ha mantenuto le promesse ed è diventato direttore e la sa davvero molto lunga sull'intelligenza artificiale. Non solo la sa lunga, ma creerò un po' di attesa positiva dicendovi che è bravissimo nel presentare argomenti difficili. Quindi, due parole ancora per dirvi come è strutturata la serata di questa sera. Prima ci sarà la presentazione di alcuni concetti chiave dell'intelligenza artificiale, la robotica, l'industria 4.0, eccetera, parole buzzword, parole che girano e che sentiamo molto spesso. Poi degli esempi molto concreti
relativi ad aziende nostre ticinesi che già utilizzano l'intelligenza artificiale, e ci sarà anche un esempio che riguarda l'UBS. Voi sapete che recentemente si è parlato molto del dalle molle, proprio perché si è detto in buona sostanza che l'UBS porterà qui a regime nel 2019 un centinaio di posti di lavoro di alto livello nel campo dell'intelligenza artificiale, li porterà a Suglio grazie all'istituto dalle molle, ma sarà più bravo lui sicuramente a farsi pubblicità, ne abbiamo già parlato. E poi, dopo la presentazione di questi esempi concreti che riguardano aziende ticinesi, il futuro che ci aspetta tra pochi anni, non tra troppi anni perché è del tutto imprevedibile, ma che cosa succederà fra 2, 3, 4, 5 anni? Lì forse possiamo azzardare qualche previsione. Per quanto riguarda la biografia di Luca Gambardella, un informatico della prima ora che ha studiato a Pisa, che è l'università deputata all'informatica italiana storicamente, ancora prima del Politecnico di Milano, credo, in Italia, no? E è arrivato a Lugano per vicissitudini interessanti che magari ci racconterà lui, e attraverso l'Istituto dalle molle ha fatto tutta una lunga carriera, salendo la scala delle gerarchie interne di un'organizzazione che è molto flessibile ed agile, ma è pur sempre un'organizzazione abbastanza complessa, perché adesso sono una 60ina di persone, vero, da governare, diventeranno ancora di più nei prossimi tempi. Quindi una bella responsabilità, cavalcare un fenomeno così importante come l'intelligenza artificiale, e una struttura che è destinata ad ampliarsi e, speriamo, confidiamo, portare al nostro paese anche tanti posti di lavoro, ci farà ricchi, non solo ricchi di soldi, ma anche di cultura, ci tenevo a dirlo, di arte, di tante altre cose. Insomma, l'intelligenza artificiale è molto complessa. Io però mi fermo qui e do la parola subito a Luca Gambardella, grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie. Io parto ringraziando Stefano Vassera per questo invito, mi fa molto piacere essere qui con voi questa sera. Alessio lo conosco appunto da tanti anni, anche lui era curioso sull'intelligenza artificiale 30 anni fa, ma si è rimasto curioso, e questo mi fa molto, diciamo, piacere. Io vi racconto un po', diciamo, partendo da cos'è l'intelligenza artificiale. Qui stiamo parlando di macchine, di computer che devono essere in grado di risolvere problemi ispirandosi a come le persone risolvono problemi. In questo periodo, diciamo, siamo molto interessati alle macchine che sanno imparare, quindi che osservano, che guardano dati, guardano altre persone che si comportano in maniera intelligente e cercano di apprendere dalle persone e dai dati comportamenti e, diciamo, strategie. Ultimamente c'è stato un grosso business, cioè legato all'intelligenza artificiale. Tutto probabilmente nasce da questa azienda Google, che ha dichiarato lo scorso anno di essere un'azienda che fa artificial intelligence. Quindi dietro Google c'è un grosso movimento anche economico, e non dimentichiamo anche altri player come l'IBM stanno investendo soldi, cioè risorse e, diciamo, anche teste in questo tema dell'intelligenza artificiale. Si parla, diciamo, anche ultimamente di queste macchine autonome che sono in grado di guidare, di prendere delle decisioni con tutti i problemi, se vogliamo, anche etici nominati prima. Questo è un tema che ci deve fare in ogni modo riflettere e pensare a opportunità economiche, ma anche, se vogliamo, i rischi e tutto quello che viene intorno all'intelligenza artificiale. Su questo tema cito due documenti che Alessio poi mette a disposizione, diciamo, del pubblico. Sono due documenti degli Stati Uniti, uno degli Stati Uniti e uno, diciamo, inglese dell'anno scorso, no, 2016, che parlano appunto dell'intelligenza artificiale e di come questa, diciamo, disciplina in qualche modo richiede una unione di intenti tra società civile, politica, ricercatori, scuola. Quindi dobbiamo in qualche modo riflettere assieme intorno a questo tema per approfittare delle opportunità, come ho detto prima, ma anche per identificare eventuali rischi. Io, diciamo, parto dicendo che siamo anche ricchi di storia, no? Come hai detto tu, Alessio, siamo qui dal 1988 e siamo qui grazie a questo signore che si chiama Angelo Dalle Molle. Lui negli anni '88, qualche anno prima, era il padrone della Marocinar, quindi Carciofo, il Calindri in qualche modo storico.
ha venduto questa azienda ad un multinazionale americano ed ha investito parte dei suoi soldi in 3 centri di ricerca svizzera sul tema dell'intelligenza artificiale, questo quando lui aveva 80 anni, quindi signor Dalle Molle, diciamo, tra tutti quelli che ho conosciuto è il vero visionario in questo percorso. E quindi parte nell'88, fonda l'istituto a Lugano e poi verso gli anni 2000 sono arrivati le due università che prima non c'erano, quindi USI e SUPSI, e noi siamo stati messi in qualche modo a cavallo tra le due università, infatti l'istituto ha il doppio logo USI e SUPSI e questo ci ha, diciamo, permesso negli anni sia di crescere, quindi di arrivare, oggi siamo circa 65 persone, quindi 8 professori, dei ricercatori, degli studenti, ma facciamo anche due tipi di attività di ricerca, una più speculativa, in qualche modo cioè sponsorizzata dal Fondo Nazionale Svizzero, quindi speculazioni, metodi, algoritmi, idee, qualche errore anche ogni tanto capita. Poi siamo anche molto attivi in quella che si chiama ricerca applicata, quindi come portare questa tecnologia verso le aziende, verso il mercato e verso il business. In questo non ci dimentichiamo di una delle nostre missioni più importanti, che è quella di formare dei nuovi, diciamo, studenti, dei nuovi operatori che vanno sul mercato del lavoro. Siamo attivi nei bachelor dell'informatica sia in USI che in SUPSI, poi vi racconterò anche dei master. Mi piace questo lucido dove noi, diciamo, ci presentiamo come ponte tra la ricerca di base e la ricerca applicata. Lo uso da tanti anni, ma continuo a metterlo perché secondo me, diciamo, è significativo di come ci piace anche un po' questo gusto dell'applicazione. Non li ho messi tutti perché non ci stavano in una foto, ma questi sono alcuni dei ricercatori che stanno presso il nostro istituto. Dico due parole adesso su come viene declinata oggi, quali sono gli ambiti di applicazione dell'intelligenza artificiale. Noi ne identifichiamo fondamentalmente 3. Uno è tutto quello che riguarda i big data, il data mining, il machine learning, sono termini che riguardano la capacità di questi sistemi di imparare, quindi dai dati, dall'esperienza, dall'osservazione del comportamento. E questo è un ambito che a me piace chiamare anche l'intelligenza artificiale bodiless, quindi quella che sta negli smartphone, dietro i vostri computer, sui siti di Google, di Amazon, quindi quella che forse non si percepisce e non si vede veramente, a differenza dell'intelligenza artificiale che sta invece nei robot, che fisicamente stanno lì, quindi in qualche modo li possiamo identificare e possiamo capire come si comportano. Un'area altrettanto interessante, quella che viene dichiarata oggi l'industria 4.0, è, diciamo, una nuova metodologia per cercare di dare anche alle macchine nelle fabbriche la capacità di adattarsi, di trovare magari delle configurazioni, dei parametri senza un grosso lavoro da parte dell'operatore, quindi macchine che in qualche modo devono essere utili, veloci, rapide, ottimizzate. La prima cosa, un po' di dettaglio che vado a raccontarvi, è come fa oggi una macchina ad imparare. E questo, diciamo, è il tema del machine learning, o forse, diciamo, più di dettaglio quello che si chiama oggi deep machine learning, perché quello che cerchiamo di fare è di addestrare questi computer, per esempio, a riconoscere quelle immagini che ci sono sul lato sinistro, sono foto di oggetti di natura diversa, quindi aeroplani, cani, gatti, insomma diversi tipi di oggetti e di animali. Quello che si faceva fino a pochi anni fa, noi informatici cercavamo di descrivere questi oggetti dandogli le caratteristiche, quindi un gatto, due orecchie, i baffi, le zampe, una macchina, delle ruote, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi non si fa più così. Si crea un modello del cervello umano, che è questo oggetto che sta sotto qui, si chiama rete neuronale artificiale, e corrisponde a un pezzettino del nostro cervello fatto da neuroni, da sinapsi e da connessioni. L'idea, diciamo, vincente è che possiamo addestrare questa macchina unicamente dandogli degli esempi. Quindi io passo l'immagine cruda da questa parte, quindi proprio i bit, senza pormi nessun tipo di problema di segmentare, di estrarre queste feature da queste immagini, passo i bitmap da questa parte,
Dall'altra parte ho una categoria, ho un nodo per ogni categoria che voglio riconoscere. All'inizio la macchina, diciamo che è stupida, quindi prende queste immagini e probabilmente darà la classificazione sbagliata, cioè non dirà gatto se è un gatto. C'è un algoritmo, un metodo però che prende i dati da questa parte, propaga questa informazione all'interno di questa rete neuronale, i pesi cambiano e dopo, diciamo, qualche migliaia di esempi, questa rete è in grado di riconoscere con delle performance a volte del 99, del quasi il 100% l'immagine che gli ho presentato prima. La cosa sorprendente però è che non è solo in grado di riconoscere le immagini che gli ho presentato prima. Questo uno potrebbe dire, vabbè, io me le archivio tutte, poi vado a prenderla e, diciamo, tra quelle che gli ho presentato trovo quella simile. Queste macchine sono in grado di generalizzare, quindi se io gli presento un gatto, una foto di un gatto che non gli ho mai presentato prima, mi aspetto che questa rete dica gatto. Quindi in qualche modo ha capito il concetto di gatto, che è quello che poi serve, anche quello che fa poi anche l'essere umano, che è in grado in qualche modo di generalizzare. Vi faccio vedere un esempio qui, a questa foto di questo animale, che è un cane. Lo passo alla rete neuronale. Qui, diciamo, una volta che la rete ha imparato, i pesi vengono propagati in maniera molto rapida e tra le due classi si accende in cima la classe corretta. Cosa abbiamo fatto qualche tempo fa? Ci hanno chiesto di studiare un sistema che andasse nei boschi a cercare le persone disperse. Ora, parlando, diciamo, con gli operatori, questi hanno detto, ma noi come prima cosa seguiamo i sentieri, cercando le persone disperse all'inizio lungo i sentieri. Noi ci siamo messi lì un po' così, pensando come si potesse fare, e ci è venuto in mente di realizzare questo sistema, ispirandoci ad Hansel e Gretel che vanno nel bosco. L'idea però, diciamo, è di addestrare un drone che deve andare a cercare le persone disperse senza spiegargli esattamente cos'è un bosco, cos'è un sentiero, cos'è una persona dispersa, come si segue esattamente un sentiero. Quello che abbiamo fatto, abbiamo messo delle telecamere in testa a un nostro ricercatore, tutto durante le ore di lavoro, Alessio, quindi diciamo perfettamente compliant con ogni regola, diciamo, del mondo del lavoro, e l'abbiamo mandato nei boschi acquisendo immagini del sentiero con la telecamera di fronte. Le due telecamere, quella di sinistra e quella di destra, simulano una situazione dove un drone con una telecamera sola è in qualche modo girato dalla parte sbagliata e deve mettersi verso il centro, o viceversa, è girato dalla parte destra e si deve mettere nella parte centrale. Abbiamo dato 8 ore di video a questa rete neuronale e abbiamo fatto poi addestrato questa macchina in questo modo. Questo è il risultato di questo drone, cioè realizzato in collaborazione con l'Università di Zurigo. Mi devo girare perché non vedo il video. Queste sono, diciamo, le immagini prese dalle tre telecamere, quindi telecamera di sinistra, telecamera centrale e telecamera di destra, come sono presentate al nostro sistema. Questo è il drone completamente autonomo, quindi l'intelligenza artificiale è on board, non c'è nessun collegamento, ed è in grado di seguire sentieri nel bosco, in qualunque bosco. È stato addestrato questo a Bioggio, lo posso prendere e metto in un bosco di Zurigo, di Bieli, qualunque tipo di bosco. Lui, se vede un sentiero, inizia e lo segue, e ha, diciamo, in qualche modo imparato in maniera implicita il concetto di foglia, di ombra, di bosco, di sentiero. Questo è quello che vede la rete neuronale, identifica 3 classi, sinistra, destra e centro. In base alla classificazione di queste 3 immagini, il drone cambia traiettoria e, diciamo, se pensa che la strada che vede è a sinistra, vuol dire che si è girato nella parte sbagliata e si rimette nella posizione corretta. Grazie, diciamo, a questi metodi, a queste reti neuronali, il nostro istituto addirittura nel 1994 si è inventato questo metodo che si chiama Long Short Term Memory, LSTM, e questo metodo di reti neuronali è stato usato da Google nel riconoscimento vocale. Quindi quando voi parlate nel vostro smartphone e dite Google portami alla biblioteca cantonale,
quell'algoritmo dentro lì è stato inventato da noi nel 1994 e poi Google ha fatto business partendo da questa idea. Non mi chiedere adesso quanto ho guadagnato, perché a questa domanda non posso rispondere, va bene? Ok, va bene, grazie. E diciamo un'altra cosa interessante di questo percorso, diciamo, di Google è che oggi nel business, una gran parte delle aziende nel mondo, quindi da Google ancora a Siri, a Amazon, a IBM, eccetera, usano ormai questa metodologia tra quelle, diciamo, di base per realizzare sistemi che imparano. Noi le abbiamo applicate inizialmente per problemi più semplici, per esempio questo di riconoscere i segnali stradali, una piccola telecamera che sta nella macchina, cose anche, diciamo, più impegnative come riconoscere delle cellule tumorali all'interno di immagini di tumori al seno. Il biologo qui deve indicare inizialmente quelle che sono le cellule tumorali, queste macchine poi prendono in input queste classificazioni fatte dal medico e sono in grado poi di riconoscere cellule tumorali in immagini, diciamo, non classificate, quindi immagini nuove. In questo caso voglio dirvi che la performance della rete neuronale si dice che è superhuman, quindi è più brava a riconoscere le cellule tumorali del biologo. E questo, diciamo, torno all'affermazione fatta, cioè, prima, su applicazioni verticali, quindi dopo parleremo di generalizzazione, ma su applicazioni verticali queste macchine hanno spesso delle prestazioni che sono paragonabili o qualche volta anche leggermente superiore a quelle dell'essere umano. Faccio vedere adesso un esercizio fatto da DeepMind, questa azienda di Google, che è la risoluzione di questo vecchio gioco. L'hai fatto anche tu, Alessio, immagino, questo del... Questo sì, certo, questo gioco, diciamo, di qualche anno fa. Anche qui non c'è nessuna spiegazione alla macchina di come si fa a giocare. Quindi si mette una rete neuronale di fronte ad una telecamera, gli si fa osservare delle partite che la macchina all'inizio fa sbagliando perché non ha nessun tipo di conoscenza. La cosa interessante qui è che a furia di imparare, dopo 600 partite, questa macchina è in grado di sviluppare una strategia che i ragazzi come me si ricordano, che è quella del tunneling, quindi di andare dietro e di utilizzare questo piccolo trucco per massimizzare il punteggio. E qui veramente non c'è nessuna conoscenza, l'unica cosa che la macchina sa è di massimizzare questo punteggio che è scritto qui in cima. Grazie, diciamo, a queste tecnologie, appunto, queste macchine sono in grado di imparare, e questa azienda DeepMind è stata, cioè, fondata da tre persone. Una veniva da Lizzi, ha fatto il dottorato all'Università di Lugano ed era dipendente, appunto, nostro, dipendente SUPSI, è andato nel 2012 a Londra con altri due, cioè fondato DeepMind e ha, diciamo, ha venduto DeepMind a Google nel 2014 per 500 milioni di dollari. Oggi DeepMind sono 700 persone e nel 2014 erano in 30. Quindi, diciamo, vi fa anche, cioè, capire i tipi di investimenti che queste grosse aziende fanno in questa area. O anche un caso ticinese, cioè Norman, che anche lui dopo un percorso in SUPSI, presso di noi, eccetera, ha fatto un periodo in California e adesso lavora anche lui presso DeepMind. L'idea comunque del machine learning è che noi siamo in grado di prendere invece di prendere dati e, diciamo, programmi e generare l'output, quello che fa il machine learning è prendere i dati, sappiamo già all'inizio qual è la nostra, cioè, risposta, e generiamo appunto questi programmi che sono in grado di risolvere problemi. Non è comunque tutto così facile, nel senso che per fare bene queste cose, come dice Turing nel 1947, vogliamo delle macchine che imparano, però spesso, diciamo, per addestrare queste macchine, se uno lavora male può estrarre qualunque tipo di informazione.
Quindi quello che cerchiamo di fare noi è di avere delle macchine che sono brave ad imparare, ma per le quali misuriamo anche la performance. Perché, diciamo, se non misuriamo la performance possiamo semplicemente ottenere due tipi di macchine che sembrano entrambe brave, che entrambe abbiano imparato, però una, diciamo, come vedete qua, è più brava sicuramente dell'altra, è più performante. Uno dei segreti comunque oggi è quelli di mischiare competenze che arrivano dai dati, quindi estrarre informazioni dai dati, ma anche interrogare l'esperto umano e chiedere a lui delle informazioni e poi mettere le due cose assieme. Negli esempi, sì. Se ti posso fermare un attimo, quando avete visto il gioco forse qualcuno di voi ha pensato anche agli scacchi, che è un gioco ben più complesso ovviamente. Ricorderete, credo alcuni di voi ricorderanno, che alla fine degli anni 90 Deep Blue dell'IBM batté ai tempi, appunto una ventina di anni fa, il campione del mondo Kasparov, e tutti allora pensammo: beh, se una macchina batte il campione del mondo, qualcosa di vero e di solido dietro ci sarà. E poi ci chiedemmo allora: ma questa solidità potrà anche sgorgare nel benessere generale? E qui, preparando questa conferenza di Luca Gambardella, ci eravamo detti: beh, facciamo degli esempi molto concreti sulle aziende ticinesi. Vi anticipo qualche nome: la Duferco, la Casale, la GE, oppure nel fintech di cui tanto si parla, Medigest, QBT, C-Lab, oppure Alpic. Ecco, se ci puoi fare magari degli esempi concreti che ci fanno capire come l'intelligenza artificiale può essere utile in un contesto molto preciso di una nostra azienda. Va bene, parliamo quindi di applicazioni. Queste collaborazioni sono molto spesso, appunto, nascono anche da fondi che aiutano queste collaborazioni con le aziende. Parto da un'azienda di Chiasso, si chiama Board. Board cioè, realizza questo sistema multidimensionale per l'analisi dei dati e ha lavorato con noi per realizzare quello che si chiama il modulo di analytics, quindi un modulo di previsione che prende i dati storici e in qualche modo cerca di prevedere il futuro. Era un modulo che abbiamo fatto in maniera abbastanza complessa, perché abbiamo simulato uno statistico che analizza i dati e trova il modello corretto in poco tempo. Abbiamo lavorato con un'azienda di Chiasso che si chiama QBT. QBT si occupa di valorizzare i portafogli, si chiamano NPL, sono portafogli di crediti in contenzioso. Questi portafogli fino a qualche anno fa venivano analizzati con semplici regole di comportamento, quindi c'è una famiglia con molti figli, pagherà meno probabilmente i debiti di un altro tipo di famiglia. Dopo la crisi finanziaria nel 2008 questo non funzionava più. Abbiamo fatto con loro questo progetto dove abbiamo analizzato portafogli in contenzioso processati da aziende per un certo numero di anni e abbiamo imparato le regole analizzando i dati storici. Oggi questa azienda è passata da un errore circa del 30% ad un errore del 6% e ha, diciamo, moltiplicato il suo business, quindi un po' ricca, diciamo, è diventata, Alessio, grazie all'intelligenza artificiale. Stiamo lavorando con Ernext, è una finanziaria qui di Lugano, su due temi. Uno, diciamo, quello che si chiama il robo AI, quindi sistemi di intelligenza artificiale che siano di supporto agli investimenti, cercando di fare qualche cosa che vada oltre a quello che è oggi, diciamo, il sistema classico di advising, che si basa anche qui su semplici regole. Noi cerchiamo di mettere dell'intelligenza esperta all'interno di questi sistemi in modo che si comportino un po' come, diciamo, il vostro consulente nella banca. D'altra parte stiamo lavorando con loro anche per quello che si chiama il Total Wealth, quindi cercare di realizzare sistemi che siano in grado di supportare un investitore su diversi campi, quindi anche campi finanziari, ma anche acquisto di case, gestione del patrimonio e altri temi di questo tipo. Con Medigest, che è un'altra finanziaria qui di Lugano, abbiamo lavorato sul campo dei derivati over the counter. Qui è un tema complesso perché questi derivati sono complicati e non è sempre facile valorizzarli, quindi capire giornalmente qual è il valore, mentre per le azioni c'è un mercato, si apre un sito web e si legge un numero, qui la valorizzazione è più complessa, quindi richiede un,
un'expertise intelligente dietro a questi metodi. Stiamo lavorando con la Duff Energy, oggi si chiama DXT Commodities, dal primo di gennaio, con loro ci occupiamo di trading di energia, quindi questa è una delle aziende più grosse del cantone e cerca di lavorare, cioè con noi lavora su due aree, una è quella del cercare di prevedere quanto produrranno gli impianti eolici che loro hanno in gestione, quindi lavoriamo con i meteorologi, cerchiamo di fare anche noi un po' le previsioni del tempo e di stimare la produzione d'energia nei prossimi giorni. Dall'altra parte il tema del trading, quindi di cercare di capire il valore dell'energia sul mercato nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, è sempre un tema che appassiona, perché questo, diciamo, se si riuscisse a fare bene questo mestiere ci sarebbe, diciamo, un grosso ritorno economico. Lavoriamo anche con una startup, si chiama C-Lab, comprata da una grossa multinazionale di Ginevra, con loro ci occupiamo di analisi di testo. Loro, diciamo, questa SGS studia documenti per dare supporto alle aziende che devono produrre nuovi alimenti. Ci sono in tutto il mondo diverse regolamentazioni, per cui per esempio il cerabarbaro in Cina è un medicinale, per cui uno che vuole produrre un succo di frutta con del rabarbaro dentro deve stare attento che se lo vuole vendere in Cina deve essere in qualche modo compatibile con le regole di quel paese. Noi prendiamo migliaia di documenti su web, processiamo questi documenti e presentiamo agli esperti che fanno questo lavoro solamente i documenti significativi, quindi togliamo a loro tantissimo lavoro, che è quello forse più noioso. A valle di questo processo diamo una mano a trovare le regolamentazioni e, diciamo, i parametri ottimali per la produzione di cibo. Siamo gli esperti dell'Arma Suisse per i sistemi strategici in campo, diciamo, militare, quindi quando abbiamo lavorato per sorvegliare Davos, per fare, diciamo, analisi strategiche anche cyber security con loro. Lavoriamo anche sulle macchine, quindi stiamo lavorando con la George Fisher a Losone, e qui si tratta di un tema interessante. Loro hanno macchine, si chiamano macchine elettroerosione, producono gli stampi. Se avete uno smartphone, per produrre questi smartphone vengono prima prodotto uno stampo con il quale poi si realizzano questi gusci dello smartphone, ma queste macchine sono molto difficili da configurare e da calibrare, e noi abbiamo realizzato un sistema intelligente artificiale in grado di prendere alcuni parametri della macchina e con poche prove trovare quelli che sono i parametri ottimali. Abbiamo in corso un bel progetto con la Casale Ammonica qua a Lugano. Qui si tratta di manutenzione predittiva. Casale, diciamo, realizza impianti chimici, è una delle poche aziende al mondo che ha brevetti in questo campo, e cerca di capire a distanza se queste macchine avranno o meno dei problemi, dei difetti, cercando di capire in anticipo quali sono le prestazioni di queste macchine, e stiamo lavorando con loro su questo tema. Un'altra azienda di Novazzano, stiamo ottimizzando dei bracci robotizzati per lo spostamento di componenti a valle del taglio laser. Vado avanti ancora un po', Alessio? C'erano ancora due o tre? No. Se ne è ancora quella, magari Alpic, diciamo, con loro abbiamo realizzato questo sistema che si chiama GridSense. È un dispositivo che sta nelle case per ottimizzare la produzione e il consumo di energia elettrica. Capisce i vostri gusti, capisce qual è il modo ottimale per utilizzare l'energia elettrica, e quindi vi aiuta ad ottimizzare sia il vostro comfort sia in qualche modo i vostri costi. Da ultimo cito qualcosa su UBS. Con UBS abbiamo fatto qualche tempo fa questo documento a doppio logo, diciamo, sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in campo finanziario, e come ha detto Alessio c'è stato questo annuncio che l'UBS viene qui
aprire questo centro di intelligenza artificiale, stiamo discutendo con loro su quali sono i temi di interesse comune e insomma questo processo va avanti, speriamo di arrivare a, diciamo, a una conclusione positiva. Ecco. Beh, è quasi sicuro, no, che la conclusione sarà positiva. Ma io, sai, io sono un uomo pragmatico, uomo di terra, sono un capricorno, per cui bene. Ecco, aspetto che tutto venga realizzato. Ecco, forse possiamo adesso entrare nell'ultima parte che riguarda il futuro mondo ibrido che ci aspetta. Questa è la settima puntata, chiamiamola così, di un ciclo che si chiama Il futuro digitale prossimo e venturo, nel senso che l'ambizione nostra è quella di cercare di capire dove stiamo andando a breve termine, perché la complessità è tale che previsioni a medio e lungo termine sono per definizione azzardate. Quindi nel 2021-22 che cosa succederà a questo futuro mondo ibrido dove gli uomini e le macchine vivranno insieme a maggior ragione rispetto ad oggi? Intanto vedo che la prima previsione è quando mi hai chiesto perché hai portato un impermeabile, infatti sta piovendo a dirotto. Allora, prima di andare lì faccio vedere due piccoli premi che ci hanno dato, cioè, recentemente. Questo è il CEO di Nvidia, che è il produttore di schede grafiche, diciamo, che avete tutti nel vostro computer, ha dato un premio per i 10 centri di intelligenza artificiale pioneers al mondo. Qui c'è Berkeley, Carnegie Mellon, l'MIT, New York, Stanford, Montreal e in, cioè, Europa, Oxford, noi e poi c'è Toronto. Quindi gli unici qua siamo noi in Canton Ticino, quindi questo, diciamo, ci fa molto contenti. Come questo altro premio che ci ha dato l'ICT Award nel 2016, la storia che siamo un centro che fa intelligenza artificiale, diciamo, non ci inorgoglisce, ma ci piace l'idea che il premio è stato dato perché le aziende svizzere beneficiano delle nostre attività. E qui speculiamo un po', nel senso che non ci divertiamo solo con l'intelligenza artificiale classica, ma ci facciamo stimolare anche da cose un po' più divertenti. Questa è una conferenza che abbiamo fatto recentemente alla Facoltà di Architettura di Mendrisio, dove si parla di arte, di intelligenza artificiale, di come dentro queste macchine si può produrre arte. Allora, un esperimento che è stato fatto è di dare a queste reti neuronali non solo le immagini di, diciamo, cani, gatti, conigli, eccetera, ma i quadri di pittori, cioè famosi, cercando di capire se queste reti sono in grado di riprodurre lo stile pittorico di questi artisti. Questo è uno dei risultati che vi faccio vedere, fatto, diciamo, dall'Università di Friburgo. Si vedono questi video che sono, diciamo, processati da questi reti neuronali che hanno imparato lo stile pittorico. Il primo che si vede è un Van Goghiano, il famoso, diciamo, questa piazza friburghese che viene ridipinta con lo stile di Van Gogh. Chiaro che non c'è il pennello, si parla di immagini, però abbastanza impressionanti come queste macchine siano poi in grado di replicare in qualche modo degli stili, senza spiegare com'è lo stile pittorico di quel determinato pittore, unicamente facendogli vedere un insieme di quadri. Quindi cioè la macchina diventa curiosa e impara. Faccio vedere anche un'altra cosa curiosa, che è cosa capita se guardiamo all'interno di queste macchine, e qui c'è il dubbio se le macchine stiano più o meno sognando o no, e questo è quello che c'è all'interno di una macchina artificiale che ha da una parte imparato gli stili pittorici e dall'altra aveva quel vecchio programma che vi ho fatto vedere prima, che riconosceva gli oggetti. E qui siamo in un mondo dove si mischiano le due cose, quindi si mischia lo stile pittorico a, in qualche modo, gli oggetti. Il mio preferito è questo, è l'autoritratto di Van Gogh che segue. E, beh, qui siamo ancora è nettamente il mio preferito, Alessio. E questo, diciamo, dentro una rete neuronale ha generato questo dream, si chiama, questo sogno, che sta un po' a metà tra appunto Van Gogh e un insieme di animali.
E su questo comunque poi gli americani che fanno business su qualunque cosa si sono messi a vendere opere d'arte basate su questa produzione. Io vado, diciamo, ancora un attimo avanti facendovi vedere due cose di robotica. Noi siamo nel centro del Fondo Nazionale Svizzero per la Robotica, diciamo in buona compagnia, perché gli altri parte sono il Politecnico di Losanna e il Poli di Zurigo, e con loro ci occupiamo appunto di questo mondo ibrido dove cerchiamo di mettere il robot nello stesso ambiente con l'uomo. Qui c'è un nostro ricercatore che guida il drone utilizzando il dito, quindi punta il drone si muove, ma viene guidato unicamente con un dito per realizzare questi sistemi dove uomo e macchina vivranno assieme in questo mondo che ci immaginiamo ibrido, dove l'interazione deve essere facile, deve essere in qualche modo amichevole, e quindi questo, diciamo, è un passo in quella direzione. Ma ci occupiamo anche di realizzare sistemi che siano di aiuto alle disabilità. Questo sempre dentro questo progetto del Fondo Nazionale. Voglio far vedere il passo prima, questo, diciamo, dove si parla di robotica wearable. E qui lo scorso anno abbiamo fatto con loro a Zurigo le Olimpiadi per i portatori in qualche modo di protesi robotizzate. E voglio farvi notare che nei vari esercizi che si fanno si cerca di risolvere sempre problemi quotidiani, quindi queste sono persone che hanno un braccio artificiale, ma le gare sono prendere un filo, cioè spostare un oggetto, prendere una forchetta, alzarsi, fare una scala, quindi l'obiettivo è di migliorare la qualità della vita per queste persone utilizzando tecnologia. E spesso qui, diciamo, il matrimonio tra l'intelligenza artificiale e il medtech è un matrimonio vincente che porta dei risultati spendibili anche nel mondo di tutti i giorni. Questi sono portatori di protesi, qui addirittura si cercava di farci guidare questo gioco attraverso le onde cerebrali. Qui sono, diciamo, macchine robotizzate che aiutano queste persone disabili a salire su una scala. Diciamo, ne ho ancora, però voglio darvi proprio questo spirito dell'intelligenza artificiale e del medtech utile anche nel quotidiano. Vado verso la conclusione, ricordando che ci occupiamo anche di giovani. Questo è un intervento che abbiamo fatto nel liceo Lugano 2, ci hanno chiesto di parlare del mondo del lavoro. Allora, invece di fare il solito drammatico intervento su 5 milioni di posti di lavoro persi per l'intelligenza artificiale, eccetera, abbiamo detto: voi giovani dovete abituarvi a vivere, lavorare, ma secondo me soprattutto divertirvi in un nuovo mondo che verrà, che sarà questo mondo ibrido dove macchine e uomini staranno assieme. E gli abbiamo fatto vedere degli esempi di nuovi lavori. Questo è una prospettiva, uno dei possibili lavori in questo nuovo mondo ibrido, e sono, non è tutto nero adesso clicco, vediamo se esce qualche cosa, vediamo, ecco, tutto il mondo nero, quindi il video non parte, ve ne faccio vedere un altro, così alla fine forse ci immaginiamo un mondo ibrido fatto anche di temporale. Tutto buio, va bene. No, questo è partito? No. E vi resterà questo dubbio del mondo ibrido dove macchine e uomini lavorano assieme. Questo era quello precedente, era un sistema di droni che realizzava un'opera d'arte illuminandosi, cioè muovendosi insieme agli artisti. Noi abbiamo fatto anche un'esperienza così con questa performance col Teatro Dimitri, dove droni e uomini collaboravano assieme. Concludo dicendo che ci proponiamo
anche di formare giovani, quindi questo è i nostri master che abbiamo qui a Lugano. Abbiamo un master all'USI di intelligenza artificiale, abbiamo anche un master in SUPSI di intelligenza artificiale, che vanno molto molto bene, quindi hanno, diciamo, un sacco di iscritti, un sacco di interessi. Però vengo incontro a quello che citava lei, cioè prima ci poniamo anche noi qualche domanda qualche volta, e quest'anno abbiamo, in collaborazione con il master di filosofia dell'USI, facciamo partire questo corso che si chiama Filosofia e Intelligenza Artificiale, fatto a doppia mano, quindi da una parte c'è un filosofo, da parte c'è un ricercatore nostro, che si occupa proprio di affrontare questi temi più etici, quindi sulla moralità delle macchine, su cosa è una macchina, cioè rispetto a cos'è un'intelligenza umana, quindi cercare anche un po' di entrare in quelle che sono queste tematiche più etiche. Io dico, tante domande ce le abbiamo, speriamo di avere anche qualche risposta interessante qui. E sul mondo digitale io concludo, perché quello che vediamo noi comunque è un mondo digitale ibrido, dove macchine e uomini lavorano assieme. Io dico sempre, dobbiamo abituarci ad ascoltare anche le intelligenze artificiali, ma dobbiamo essere maturi a sufficienza per prendere poi sempre noi le decisioni. Quindi ascoltare tutti, compreso, diciamo, il nostro intelligente artificiale che potrà vivere qua vicino a noi o nel nostro smartphone, lasciamo però l'uomo al centro dei processi decisionali se lo vogliamo, ma se non lo vogliamo saremo noi ad aver fatto quel tipo di scelta e ce ne assumeremo poi anche la responsabilità. Concludo, diciamo, dicendo che l'AI è in qualche modo entrata nel nostro mondo, nelle nostre attività, è un'onda e rimarrà, anche perché, diciamo, non ci siamo più solo noi, c'è ricercatori, c'è dietro business, quindi quando c'è business queste onde non si fermano. Faccio notare però che non siamo ancora una scienza, quindi serve una stretta interazione tra le aziende, probabilmente i centri di ricerca, e servono delle persone prima degli algoritmi. Io concludo, diciamo, con concludo così, basta. Grazie. Grazie mille per tutte queste informazioni, che sono sicuramente piene di stimoli. Io vorrei riflettere prima con voi un attimino su un fatto. Tutto questo, il fatto che abbiamo l'ISDIA a Lugano, l'Istituto Dalle Molle, che in un momento in cui l'intelligenza artificiale è determinante per l'evoluzione sociale, su questo non ci piove, siamo tutti d'accordo. Quanto lo sarà, come, con che tempi, vedremo. Però le cose minacciano di andare molto in fretta. Beh, il fatto di avere l'Istituto Dalle Molle è molto positivo, e tutto nasce da un'intuizione di un signore ottantenne, il signor Dalle Molle, che dopo aver fatto tantissimi soldi con il CINAR decide di investirli in buona parte in una fondazione che si chiamava come esattamente? Per la qualità della vita. Per la qualità della vita, cioè nelle sue intenzioni c'era la qualità della vita, i rapporti interpersonali, i rapporti sociali fra le varie società. E uno dei primi punti focali dell'Istituto Dalle Molle è stata la traduzione automatica ai tempi, negli anni Ottanta, quando c'erano due inglesi, Roderick Johnson e Mike Rosner, che trainavano il Dalle Molle verso la traduzione automatica, che ha fatto molti progressi, molti dovrà farne ancora, non se ne parla più molto, ma non è che adesso i sistemi intelligenti traducono tutto bene, danno un grande aiuto, ma insomma anche lì ci sono percorsi da fare. Però se pensiamo al Canton Ticino, pensiamo alla Svizzera, ma pensiamo a casa nostra, noi sappiamo che in un qualche modo dobbiamo reinventarci per mantenere un benessere che in parte ci è anche piovuto dal cielo. Se pensiamo al mondo bancario, per 50 anni abbiamo vissuto bene, anche di rendita, facilmente, ma adesso questo mondo, non dico che se ne stia andando, perché la piazza finanziaria esiste ancora e le auguriamo lunga vita, però sarà qualcos'altro, sarà qualcosa che si
dovrà ridimensionare. E allora con cosa verranno sostituite? Questa è una domanda che volevo farti ancora. Con cosa sostituiremo? Tu hai parlato di fintech, di medtech, sono due parole, queste tecnologie dell'intelligenza artificiale applicate alla finanza ed applicate al campo medico, che interessano moltissimo al Canton Ticino, alla Svizzera, ma a casa nostra che cosa potrà succedere se le cose andranno bene in questi due settori? Ma guarda, io torno comunque indietro a questo lucido, perché secondo me questo concetto, adesso non si vede più, ma l'idea anche di una banca digitale oggi, io vedo in ogni caso la necessità di mantenere una mano verso il cliente, perché una delle caratteristiche anche delle nostre banche qui è questa capacità un po' di coccolare i clienti, quindi vedo una mano sempre verso il cliente e l'altra mano con lo smartphone e con dentro l'intelligenza artificiale, quindi vedo esattamente una collaborazione che va in questo senso, quindi mantenere quella capacità di accogliere e di servire con uno stile cinese, quindi diciamo che ha questo mix tra italianità, un po' di svizzero, quindi questo modo di trattare bene questi, cioè, clienti. Dall'altra parte dobbiamo offrire servizi moderni, digitali, essere rapidi, prendere delle decisioni informate, quindi essere capaci di recuperare, cioè, rapidamente delle informazioni, di fare valutazioni di, cioè, mercato, sia sul front office, quindi quello che va verso il cliente, ma per le banche anche quello che è il back office, quindi processi interni, decisioni, eccetera. Quindi io vedo questa possibilità di matrimonio, insomma, quindi da una parte il digitale, ma dall'altra un po' mantenere questa caratteristica importante. E nel campo medico, per esempio, sappiamo, il Consiglio Comunale di Lugano ha già votato 5 milioni per il Palazzo Mizar, abbiamo il biotech a Bellinzona già affermato, questa dicotomia che dovrà essere virtuosa tra biotech e medtech, come la vedi dal punto di vista dell'intelligenza artificiale? Ma guarda, quello che mette assieme un po' le due cose sono quello che oggi si chiama anche l'Internet of Things, quindi questa capacità delle macchine con piccoli dispositivi di leggere informazioni, di scambiarsi dati, di processare conoscenza. E dentro queste macchine, diciamo, io il medtech lo vedo in tanti casi vicino anche alla parte robotica. Queste macchine devono essere capaci di adattarsi a situazioni nuove, capire quello che succede nel mondo. E questa caratteristica viene spesso data da sistemi di intelligenza artificiale che nascono per quello. Quindi sono capaci di dare flessibilità, di dare quella capacità, ma anche di fare errori. Forse questo è un tema che non va trascurato. Non è che l'intelligenza artificiale o la macchina intelligente non fa errori, farà sicuramente degli errori, perché non è un superuomo, ma il concetto di superuomo non è mai ci è piaciuto, no? La super intelligenza, la macchina artificiale farà anche lei degli errori e noi dovremo abituarci a dare un po' di scetticismo in più, Alessio, perché forse oggi crediamo un po' troppo a queste macchine, siamo forse un po' meno scettici su quello che sono le prestazioni, dobbiamo imparare un po' a convivere con queste menti artificiali.